Il movimento dell'orienteering è in grado di promuovere e dar vita a moltissimi eventi di vario genere ed importanza in ognuna delle sue quattro discipline: corsa, bici, sci e trail o. A livello internazionale, annualmente si svolgono i campionati mondiali e le rassegne continentali. Per gli italiani, ovviamente, si tratta dei campionati europei. Non vi è un luogo fisso di svolgimento, ma gli appuntamenti si disputano a rotazione nelle differenti nazioni che fanno domanda di organizzazione e che superano i criteri qualitativi imposti dalla Federazione Internazionale. Questi eventi si svolgono grazie alla partecipazione delle rappresentative nazionali che vengono convocate dal commissario tecnico. Le formazioni che ne prendono parte sono distinte in assoluta, junior e youth. Gli atleti partecipano però anche ad eventi internazionali con i rispettivi club di appartenenza. È il caso delle prove di Coppa del Mondo che compongono il circuito della Challenge Internazionale. A livello italiano invece ci sono differenti tipologie di appuntamenti, quelli in prova unica come i campionati italiani sulle differenti lunghezze, long, middle, sprint e staffetta. In alternativa esiste il circuito di Coppa Italia. A ciò si aggiungono appuntamenti di livello nazionale che si propongono in città anziché nei boschi, cornice per eccellenza delle prove di orienteering. Un esempio su tutti è il trofeo Centri Storici, una formula nuova utilizzata per invogliare le persone a entrare in confidenza con questo sport e a cimentarsi nella disciplina stessa. Di differente concezione sono invece competizioni come il Trofeo delle Regioni, dove si gareggia con le insegne della regione di tesseramento, oppure Large Alp e Alpe Adria, eventi di tipo agonistico culturale, dove le squadre rappresentano delle macro regioni o una determinata area geografica identificata a livello transnazionale. Un evento unico nel suo genere è invece il Meeting di Venezia, appuntamento di fine stagione che si svolge nel centro storico di Venezia. La bellezza della città serve da sola ad attirare ogni anno in laguna quasi 6.000 partenti. Si tratta dell'evento italiano con il maggior numero di partecipanti. All'estero però riescono a fare ancora meglio con competizioni Tiomila, Ringen in Scandinavia, che fanno registrare sino a 20.000 partenti.